Mercoledì 24 luglio, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa quotidiana. Questa è la tranche dedicata al calcio nazionale ed internazionale. Prima pagina della Gazzetta dello Sport per iniziare, come sempre, interview e sfida totale. Sfida sul mercato, sugli dispetti, eccetera, anche perché la sfida totale, perché oggi c'è una inutile partita alle ore 13:30 in diretta, credo, su Sport Italia, almeno è in chiaro per tutti, e non si paga nulla come si pagherà domenica per vedere il Napoli. Comunque, Inter-Juve sfida totale è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Oggi della Gazzetta dello Sport abbiamo solo la prima pagina. Andiamo avanti, comunque ci sono tanti altri giornali, non c'è problema. Il Corriere dello Sport commisso contro la Juve. Il caso Chiesa scatena il patron Viola. Che cosa ha detto il patron Viola? Ha detto semplicemente che è scorretto probabilmente quello che ha fatto la Juve, che ha bloccato il giocatore senza tener conto dei desideri della società di appartenenza e adesso il giocatore vuole andare via. E poi ha messo il dito nella piaga, ha detto che è assurdo che la Juventus la fa così da padrone in Italia, calpesta tutte e tutti. E poi in campo europeo non vince nulla. In questo modo sicuramente si è procurato l'applauso dei tifosi della Fiorentina e quelli di tutto di tutta l'Italia che tifa per squadre colorate. Non ha detto nulla di nuovo. Peraltro, probabilmente, mi permetto di dire, nel caso in cui la Juve ha meno responsabilità, perché se Chiesa era stato l'anno scorso promesso dalla vecchia dirigenza Viola un certo tipo di trattamento, un certo tipo di accordo, non è che cambia la proprietà e gli accordi vengono meno, ci dovrebbe essere una continuità. Comunque questo è un caso molto spinoso dal quale è difficilissimo venire fuori, perché comunque sarà un problema. Commesso a questo punto, credo non possa tornare indietro. Quello che potrà fare sarà rinnovare il contratto al giocatore con un congruo aumento, fissando una clausola risolutiva non in linea col valore del giocatore, ma più o meno secondo quella che era la valutazione data dalla Juventus quest'anno per il prossimo anno. È un modo per venirne fuori più o meno senza farsi troppo male nessuno, però alla fine ci sarà un giocatore scontento e ci sarà la Fiorentina che avrà un giocatore scontento e la Juventus che tutto sommato avrà con un anno di ritardo un giocatore sul quale aveva puntato forte, un giocatore che piace tantissimo a Sarri, che l'avrebbe voluto anche un paio di anni fa al Napoli. Comunque andiamo avanti. In attacco gioca Conte, questo è un gioco di parole. Conte continua, diciamo così, a pungolare la dirigenza dell'Inter, la pungola soprattutto sul perché in questo momento non ci sono attaccanti, non c'è Lukaku, non c'è Icardi lasciato fuori, non si è capito bene, o si è capito sin troppo bene, se per volere dell'allenatore o della società, non ci sta neanche Dzeko, quindi l'Inter è senza in attaccanti, in attacco ci va Conte. Andiamo avanti. Ecco qua. Conte al club serve tempo. Conte ieri ha detto un'altra cosa che non avrà fatto molto piacere all'Inter. Lui era partito molto ambizioso e determinato come sempre, dicendo di voler puntare al massimo. Poi, di fronte a un mercato che non lo sta soddisfacendo in pieno, ha cambiato atteggiamento dicendo che poi gli obiettivi sono da mettere in relazione a quelli che sono gli acquisti fatti sostanzialmente. Quindi, per il momento l'Inter non è da scudetto, secondo il suo allenatore. Passiamo alla Juventus, Sarri che dice CR7 fa la differenza, ma va? La Juventus pagherebbe 30 milioni netti l'anno un giocatore che non è in grado di fare la differenza? Piuttosto da Sarri c'è da dire e da cogliere una dichiarazione. Ha detto la squadra dovrà adeguarsi ai movimenti di Cristiano Ronaldo, che teoricamente non è in linea con il suo modo di pensare il calcio, che è fatto soprattutto di collettivi e di movimenti in cui ognuno fa la sua parte in un disegno generale. Devo dire che questo poi è vero solo per i denigratori di Sarri. Sarri non è un integralista, era venuto a Napoli con una certa idea di gioco. Ha visto il materiale umano a disposizione e dopo due partite ha cambiato sistema di gioco. Il Napoli era partito per giocare 4-3-3
3-1-2, si è reso conto di non avere in rosa un trequartista, di non avere una seconda punta, soprattutto di avere eccellenti attaccanti esterni, ha virato sul 4-3-3 e ha fatto benissimo. Al Chelsea, avendo Hazard che non si confaceva a un certo tipo di movimenti, ha cambiato sistema di gioco. La filosofia è sempre la stessa, però al servizio di un giocatore. Lo farà anche alla Juventus. Sarri, quando i denigratori di Sarri dicono una cosa sbagliata al massimo quando dicono che si tratta di un allenatore integralista. Sarri è un allenatore che sfrutta al meglio i suoi giocatori. Dopodiché, una volta che ha trovato la formula vincente, non la cambia. Ed ha ragione, secondo me. Quindi adesso adatterà giustamente la Juventus alle esigenze di Cristiano Ronaldo, vuoi per motivi tecnici, vuoi per motivi proprio strategici da parte sua, perché ormai si è capito chi comanda la Juventus. Cambiamo squadra, il Napoli con Icardi o Pepé, l'ora della scelta. Ok, se dipendesse solo dal Napoli, il Napoli ha fatto un'offerta a Icardi e a quello che si dice, da quello che ho letto anche sul Corriere dello Sport, ha offerto per Pepé 60 milioni più o un as. Tra Pepé e Icardi, per conto mio Icardi tutta la vita, si tratta di un giocatore straordinario, che è il più forte centravanti della sua generazione. Comunque, nell'una né l'altro dipendono dal Napoli, perché il Napoli non è il che può scegliere, il Napoli ha fatto delle offerte, vediamo chi le accetterà, o quantomeno chi le accetterà per primo, perché è chiaro che il Napoli non può andare oltre. Per Kamez, semmai è una scelta del Napoli, si sa quanto costa, c'è l'accordo col giocatore, se non dovesse arrivare sarà perché il Napoli non ha ritenuto di pagare quel prezzo al Real Madrid. Ma con Icardi e Pepe non credo che sia una scelta del Napoli. In basso la notizia di Elmas, c'è l'ok del medico e già a Di Maro. Andiamo avanti, Sergei svolta United, assist Real di Pogba. Higuain rilancio da Londra, queste sono notizie di mercato. Chiesa commisso attacca alla Juventus, l'abbiamo detto. Il tifo si schiera con Rocco e poi c'è un pezzo francamente stucchevole. Federico è troppo tardi. È un pezzo in ottica fiorentina, cui si dice che il ragazzo aveva l'opportunità di diventare l'ultima bandiera e che invece ha scelto di andare via per vincere, per avere subito i soldi e la gloria. Stiamo parlando di un professionista. Professionista che ha avuto garanzie dalla sua società, a quel che è dato sapere, dalla vecchia proprietà, si è accordato tra con la Juventus e perché tra Juventus e Fiorentina andare dove si guadagna, diciamo nella migliore delle ipotesi, il triplo e dove può vincere lo scudetto, lo vincerà quasi sicuramente anche quest'anno, Juventus, e competere per la Champions, anziché andare in una squadra che come obiettivo a quello di rientrare in Europa attraverso l'Europa League. Signori, non è il caso. Io da napoletano ho detto che Higuain, non tifoso del Napoli, ha sfruttato il suo contratto per andare alla Juventus a guadagnare di più per vincere lo scudetto. Poi penso pure che se fosse rimasto a Napoli, magari uno di quei due scudetti li avrebbe vinti lo stesso. E sarebbe stata tutt'altra cosa, però ha fatto una scelta professionale. Higuain lasciò un Napoli che poteva vincere lo scudetto. Chiesa lascia una Fiorentina, credo sia arrivata ottava, settima, che è fuori dall'Europa, ottava, nona. Anzi, no, ricordo male, una Fiorentina che si è salvata all'ultima giornata. Era 2 anni fa che era arrivata ottava. Quest'anno la Fiorentina si è salvata all'ultima giornata. Chiesa può andare nella Juventus, guadagnare di più e vincere con una promessa alla società, per chi non dovrebbe farlo? Andiamo avanti, Palermo, ci sono 6 proposte per il nuovo Palermo, vediamo se il Palermo avrà la stessa fortuna che ha avuto Fiorentina, Napoli, lo stesso Torino, Bari, l'Avellino no perché si trova di nuovo nei problemi, però il Cesena che dopo il fallimento è ripartita senza debiti e con potenzialità enormi per tornare al più presto in una categoria che si confà alle proprie aspettative. Il Palermo sicuramente è una piazza da Serie A. Tutto Sport, Dybala cambia tutto perché pare che abbia accettato l'idea di essere venduto.
e quindi in ottica Juventus ci cambia tutto. Eccolo qua il pezzo interno. Dybala ha detto sì all'ipotesi cessione, non rifiuterebbe Manchester United e Paris Saint-Germain. Si apre una possibilità per Pogba, si apre per la Juventus chiaramente. Tuttosport, quando non cita la Juve, la squadra parla sempre della Juventus. Icardi aspetta Higuain e Keane. Se Higuain e Keane dovessero andare via, la Juve si lancerebbe su Icardi, ammesso che poi l'Inter glielo conceda. Alla fine credo che alla Juve resti Higuain, che sta bene all'allenatore, sta bene ai tifosi. Non credo che sia l'ipotesi migliore per la Juventus di Higuain. Chiesa è un caso, questa è la lettura che dà TuttoSport, ottica Juventus al caso Chiesa. Commisso non lo vuole vendere, Chiesa è un caso perché se ne vuole andare via, è d'accordo con la Juventus. Se è vero, come pare sia vero, che c'era un accordo precedente tra il giocatore e la vecchia proprietà, Chiesa ha tutto il diritto di andare alla Juventus. Inter 18 milioni di dubbi, Lukaku adesso o mai più, 18 milioni di dubbi, io direi 18 milioni di euro. Wesse, Conte replica a Marotta, dalle scelte dipendono anche le aspettative, ne abbiamo detto prima. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.